Buongiorno a tutti, oggi abbiamo un altro ospite di riguardo, Gianandrea Gaiani, direttore di Analisi Difesa, torna nostro graditissimo ospite dopo la bella puntata che è piaciuta anche molto ai nostri spettatori, che era stato uno speciale per un traguardo di spettatori, di iscritti al canale. E oggi torna perché volevo affrontare con lui un discorso su uno scenario di un conflitto in parte non combattuto che abbiamo in un continente che non è molto ben trattato dai nostri media, ma che credo sia assolutamente primario come confronto tra i due blocchi che si vanno formando nel mondo. Parleremo quindi del continente, principalmente del continente africano e dei movimenti che ci sono stati in questi ultimi anni che hanno spostato un po' gli equilibri. Benvenuto Gianandrea sul nostro canale. Grazie per l'invito. No, grazie a te per aver accettato. Allora, abbiamo avuto diversi colpi di Stato, diversi cambi di orientamento dei governi presenti, ci sono dei conflitti in essere al momento in questo continente. L'Africa è sempre una terra di scontro tra le varie parti del mondo che si dividono in blocchi. Avevamo prima i blocchi dell'Est e quelli dell'Occidente, oggi abbiamo qualche cosa di più frammentato forse, ma sempre estremamente conflittuale. Gianandrea, come si sta riorientando l'Africa? Ecco, quali paesi hanno cambiato il loro orientamento politico, le alleanze o eventualmente anche i governi? Ma sai, abbiamo visto soprattutto nell'Africa subsahariana, quella diciamo della France-Afrique, no? La Francia, abbiamo visto degli ampi cambiamenti legati a colpi di Stato militari, Burkina Faso, Mali, Niger più recentemente, ma al di là di questo altre nazioni stanno allineandosi con quelle che ho citato, e dall'Africa occidentale tutte le ex colonie francesi, anche il Chad, altra ex colonia francese, riallineando su una posizione che guarda più alle potenze extra occidentali, extra NATO, extra europee, come punto di riferimento non solo per le garanzie di sicurezza che in Africa sono fondamentali, ma anche per lo sviluppo. Mi spiego meglio. Parlare di sviluppo in Africa, di aiuti allo sviluppo, senza offrire alle nazioni africane, che sono immense come territori, non sempre, e molti di questi territori sono poco popolati, e dove dappertutto ci sono tensioni che possono riguardare scontri tribali o addirittura ideologici, nel senso che tutto il Sahel e l'Africa occidentale ormai è attraversato da un jihadismo che si divide tra una matrice qaedista e una matrice Stato islamico, ma che comunque rappresenta una minaccia alla sicurezza delle popolazioni e anche alla sopravvivenza dei governi. Si è detto spesso, tu hai detto giustamente, io condivido molto quello che hai detto, i nostri media, anche la nostra politica, mi permetto di aggiungere, si occupano poco di Africa, e quando lo fanno sempre guardandoci l'ombelico, cioè guardando a noi, no? Ci preoccupiamo della Libia perché ultimamente, oddio, i russi potrebbero aprire una base navale a Tobruk di fronte alle nostre coste. I russi sono arrivati in Niger, in Mali e in Burkina Faso, e quindi ci preoccupiamo di questo. In realtà l'arrivo dei russi, ma io direi anche sul piano commerciale, economico, anche delle forniture militari, l'arrivo dei turchi e dei cinesi, non sono la causa dei problemi dell'Occidente, sono la conseguenza dei disastri che abbiamo compiuto in quest'area. Perché dico questo? Perché se noi guardiamo alle conseguenze come se fossero le cause, non capiamo più nulla e non riusciamo a mettere in campo delle strategie che ci consentono di avere ancora un minimo di influenza in questa regione. Io credo che tutto questo è cominciato molti anni fa, una decina di anni fa forse, in Repubblica Centrafricana, quando ci fu un'insurrezione jihadista molto forte, l'Europa e la Francia, questa ex colonia francese, diedero un contributo molto limitato. Io ho potuto assistere a un intervento veramente interessante alla conferenza internazionale sulla sicurezza di Mosca nel 2018, della signora che era ministro della difesa della Repubblica Centrafricana e che
disse: noi abbiamo chiesto aiuto a tutti, ma gli unici che ci hanno aiutato veramente sono stati i russi, ci hanno dato consiglieri militari, la famigerata Wagner Army, ci hanno consentito di fermare l'insurrezione jihadista. Io sono venuto qui oggi per ringraziare. Mi ha colpito molto quell'intervento allora, ormai 6 anni fa, perché mi diede l'impressione che io ero a seguire i lavori come osservatore, come analista indipendente, e da italiano, da europeo, sono rimasto molto colpito da quell'intervento. Dissi: ma allora, se noi non siamo in grado di supportare un paese africano in maniera efficace per risolvere i suoi problemi di sicurezza interna, e qualcun altro lo sta facendo e lo farà, e parliamo di 2018, sì, noi eravamo già in crisi con la Russia rispetto alla Crimea, alle questioni del Donbass, ma non eravamo in una situazione di confronto come quella di oggi. Beh, allora mi preoccupai del fatto che se questa tendenza si fosse affermata e confermata, avrebbe potuto dilagare in Africa a spese dell'Occidente, a spese nostre. E quindi io credo che noi paghiamo come occidentali il prezzo di due gravi errori. Il primo: nel 2011 la guerra contro Muammar Gheddafi, e io ricordo quando nel 2014 ero proprio in Niger e intervistai l'allora ministro degli esteri Mohamed Bazoum, poi presidente del Niger deposto dalla giunta militare che ha preso il potere nel luglio dell'anno scorso, circa un anno fa. Lui mi disse: noi vi abbiamo avvisato, fare la guerra, far cadere Gheddafi vuol dire destabilizzare per decenni non solo il Nord Africa, ma anche tutta l'Africa subsahariana, tutto il Sahel. E voi avete, voi intendevo dire, voi occidentali, voi europei, voi NATO, quella guerra l'abbiamo, ecco, la cominciano inglesi, francesi, americani, e la completa la NATO. Dice: avete destabilizzato mezzo continente per decenni. Io credo oggi paghiamo un po' il conto di questo, la Francia soprattutto. Allora fu Sarkozy che sperava di incassare insieme ai britannici i frutti di portare via all'Italia gli interessi che aveva in Libia. Ricordiamo per capire, l'85% dell'interscambio commerciale libico era con l'Italia, certo, allora, quindi, nel 2011, se l'America e gli Stati Uniti di Obama avevano tutto l'interesse a portare avanti quell'operazione, perché le primavere arabe che Obama sosteneva servivano a destabilizzare le aree energetiche che agli americani non servivano più, perché loro erano già autosufficienti con l'energia dal 2010, ma che servivano a noi. Beh, gli anglo-francesi si unirono a questa avventura con l'idea di portare via l'Italia gli interessi che aveva in Libia. In realtà alla fine chi sa di la Libia se la sono divisa russi e turchi, e quindi nessuno ha guadagnato. Però tutti in Africa si ricordano i danni che abbiamo provocato con quel conflitto assurdo che non aveva nessun senso per la stabilità africana, io dico anche per i nostri interessi. In più, negli ultimi 2 anni si è rafforzata la percezione in Africa di un altro grave errore dell'Occidente. Con l'inizio della guerra in Ucraina, noi gli americani per primi, ma poi anche noi a ruota, perché non possiamo dire che l'Europa abbia una politica rispetto a quel conflitto indipendente o anche solo marginalmente autonoma rispetto agli Stati Uniti. C'erano alcune nazioni, ma non l'Europa. Siamo partiti con l'obiettivo di convincere il mondo a isolare la Russia. Il risultato che stiamo ottenendo è esattamente l'opposto. Lo dimostra chiaramente il tracollo degli interessi francesi in Africa. Cioè, queste nazioni, tra l'altro anche quelle che hanno avuto un golpe militare, il Mali, il Burkina Faso, il Niger, attenzione, il golpe l'hanno fatto degli ufficiali che non hanno studiato a Mosca, ma hanno studiato negli Stati Uniti. Quindi questo aspetto, quando si dice regimi filorussi, attenzione, questi governi si rivolgono alla Russia, ma si rivolgono anche alla Turchia e alla Cina, perché dell'Occidente non si fidano più, perché l'Occidente non è riuscito non solo a portare lo sviluppo che loro si attendevano, ma neanche a portargli quelle garanzie di sicurezza contro il fenomeno jihadista, che peraltro è un fenomeno che in quelle regioni si scatena dopo la caduta di Gheddafi. Quindi di fatto in quelle aree noi veniamo considerati i responsabili di quella destabilizzazione che loro oggi faticano a combattere. E se noi non entriamo in questa logica, anche quando in Italia si parla di Piano Mattei,
Noi dobbiamo comprendere questa logica per poi attuare delle misure che ci permettano di tornare a essere credibili come Sì. italiani, soprattutto lo siamo, come europei lo siamo molto meno. Oltretutto, facendo un parallelo, lo Stato islamico che tra le altre cose è cresciuto in tutta quella fascia africana dalla Nigeria fino appunto ai paesi del Sahel, si sviluppa proprio in conseguenza dell'appoggio enorme che ha ricevuto per via del conflitto in Siria e in Iraq. E anche lì gli interessi occidentali erano impegnati a sostenere questi gruppi in funzione anti-Assad. Quindi di fatto hanno ricevuto mezzi e sostegno in quegli anni che poi ha visto un'espansione di questi gruppi in altri paesi, magari anche per ritorno di alcuni di questi terroristi addestrati e Combattenti, via sì. combattenti che poi sono tornati e hanno organizzato dei gruppi anche in questi paesi. In effetti c'era stata anche la chiusura degli di tutti e due gli occhi sul flusso di combattenti che andava verso quei paesi per combattere appunto Assad. Ecco, anche lì le responsabilità nostre ci sono probabilmente. Diciamo che ci sono degli aspetti molto contraddittori. Sulla Siria hai ragione, nel senso che noi occidentali, forse l'Italia no, o solo No, marginalmente, l'Italia. ma gli angloamericani, i francesi hanno armato milizie jihadiste perché facessero cadere Bashar Assad. Ricordo i casi eclatanti di milizie che dovevano combattere Bashar Assad, addestrate dagli americani in Turchia, che appena entrate in territorio Sì. siriano passavano armi con armi e equipaggiamenti americani con lo Stato islamico o con il fronte al-Nusra che era legato ad Al-Qaeda. Però mentre nel Sahel le insurrezioni che cominciano nel 2012, quindi subito dopo la caduta di Gheddafi, secondo molti report anche dell'intelligence francese, venivano finanziate dalle organizzazioni umanitarie, le charities del Qatar. Col fatto che ci furono anche delle battute ironiche anche su alcuni giornali francesi come Le Canard Enchaîné, ad esempio, che è un Sì. giornale satirico, che diceva: ma come il Qatar è un grande alleato della Francia, parliamo di 12 anni fa, che acquista squadre di calcio e palazzi in centro Parigi, ma è anche quello che finanzia la sobillazione islamista nella France-Afrique, nei territori africani ancora sotto influenza francese. Quindi le contraddizioni ci sono e ci sono per tutti o per tanti, perché sia le monarchie del Golfo, alcune monarchie del Golfo, il Qatar in particolare, ma anche l'Occidente. Da un lato noi abbiamo combattuto i jihadisti dell'ISIS quando attaccavano casa nostra, Nizza o altre città europee, ma li abbiamo sostenuti perché facessero cadere Bashar Assad, perché era alleato di Putin, insomma, perché comunque non ci dimentichiamo, in termini geostrategici, la Siria ospita l'unica base aerea Sì, navale di russa fatto nel volevano Mediterraneo. estromettere dal Mediterraneo la Russia, quello era lo scopo finale. E anche, anche il Maidan in quest'ottica, con l'obiettivo di sottrarre la Crimea alla Russia. In Crimea ci sono basi aeree navali dalle quali partivano i rifornimenti per Bashar Assad. Quindi diciamo che c'è una concatenazione di eventi che, se lo guardiamo in un'ottica strategico-militare, beh, hanno un significato. Esatto, e non a caso hai citato appunto la base di Tobruk, la base navale, perché ricordo benissimo che nel 2015, a sostegno della missione russa in Siria, l'operazione militare speciale in Siria, arrivò l'Admiral Kuznetsov, la portaerei che adesso da alcuni anni in rifacimento. Tornando dalla missione, si fermò nel porto di Bengasi e a bordo salì il generale Haftar firmando un accordo di collaborazione militare che appunto prevedeva la base navale russa a Tobruk. Accordo che a quanto pare viene rispettato perché attraccano le navi russe lì. Allora, diciamo che quell'accordo del 2015, tra l'altro, di cui si parlò pochissimo allora, noi pubblicammo su Analisi Difesa le foto di Certo, Haftar sul ponte della me lo Kuznetsov che ricordo. firmava questo accordo, e la nave stava dirigendo verso Gibilterra, quindi non ormeggiò neanche, era in transito davanti alle Sì. coste libiche. Quell'accordo
diede il via a una serie di aiuti militari russi, quelli che poi vennero targati Wagner, che permisero insieme agli aiuti egiziani degli Emirati Arabi Uniti. Certo, Wing Long 2, tra l'altro, che proprio in questi giorni sono stati fermati. I Panzer arrivavano tutti dagli Emirati. Esatto, fornirono un sacco di armamenti anche di tipo russo. E probabilmente pagarono anche la Wagner, oltretutto. No, certamente. Sì. No, la Wagner, diciamo che veniva pagata dalle royalties petrolifere del sì, anche, della Cirenaica. Anche, certo. E che venivano acquistati e certo comunque gli Emirati hanno sostenuto ampi costi. Loro avevano ad Al-Hakim una base aerea in Cirenaica, che avevano schierato sia i droni che tu hai citato, ma anche aerei d'attacco. Insomma, c'era un contributo. Poi non c'erano tante truppe degli Emirati, ma c'erano dei contractor che loro pagavano per gestire queste operazioni. Però comprarono equipaggiamenti in Russia che vennero usati dalle truppe della Wagner nelle operazioni che Haftar scatenò per cercare di conquistare Tripoli, che poi fallì quell'operazione. Per cui quello fu la prima barriera. Ma l'aspetto interessante di quello che tu dici è che l'accordo militare con la Russia di cooperazione militare è stato rinnovato da poco. Esatto. Da pochissimo, e con la visita più visite in Libia di Yevkurov, che è il vice ministro della difesa russo, e che è un islamico e che quindi si muove con una certa disinvoltura, tenendo i rapporti con i paesi, con molti parlano paesi, parlano la stessa lingua, quindi, perché assolutamente, come cultura e formazione sono molto vicini. Ben Yevkurov, infatti, è l'uomo che si occupa da vice ministro dell'Africa, perché ha delle capacità, diciamo, culturalmente è molto in sintonia con questi popoli, con questi leader. E questo accordo rinnovato dovrebbe prevedere per ora quantomeno la possibilità per i russi di utilizzare il porto di Tobruk, che vuol dire non avere una gestione di una parte di questo porto, però poterlo utilizzare liberamente con le sue navi militari. In futuro un investimento che la Russia ha promesso in caso di via libera per rinnovare il fatiscente porto di Tobruk potrebbe essere visto in un'ottica di scambio. I russi finanziano il rinnovamento, l'ammodernamento del porto di Tobruk, in cambio Tobruk, almeno una parte di questo porto, diventa base permanente russa, e questo quindi è quello che sembra una essere. Seconda base lì, ce n'è anche una in Sudan, Port Sudan, se non sbaglio. Ancora non si è fatta. No, perché c'è un po' di trambusto. Le trattative sono in corso, però faccio caso che proprio dopo la visita ultima di Ben Yevkurov, il vice ministro russo, ad Haftar, che sembra che sia la quinta in un anno, sono cominciati a partire, su segnalazione dell'intelligence americana, alcuni sequestri di navi che clandestinamente portano armi o equipaggiamenti ad Haftar. E l'ultimo caso riguarda anche l'Italia, perché è stato il sequestro di alcuni droni cinesi Wing Long, sì, due Wing Long 2, esatto, dentro una nave a Gioia Tauro. Quindi diciamo che questa scelta di Haftar di schierarsi, di mantenere uno schieramento vicino alla Russia, non è stata digerita positivamente dagli Stati Uniti. Non a caso anche la flotta europea Irinia sequestra ogni tanto navi che contengono veicoli o carburante per aereo. In questi anni è successo diretti ad Haftar, perché c'è un embargo ancora internazionale sulle forniture di armi alla Libia. Questo embargo però non viene applicato sulle forniture che arrivano a Tripoli, cioè all'altra Libia, al governo di Tripoli, nemico o comunque alternativo ad Haftar. Perché? Perché quegli aiuti arrivano dalla Turchia, e la Turchia, le navi che trasportano aiuti militari per Tripoli, sono le scorta con le sue navi da guerra e impedisce a chiunque di intercettarle, di ispezionarle. E quindi, diciamo, questa è una situazione che però mostra ancora una volta come gli Stati Uniti non stiano gradendo questo schieramento di Haftar allineato con i russi o vicino alla Russia, tenuto conto che Haftar, e questo è un dettaglio non secondario, è anche cittadino americano, perché da oppositore di Gheddafi, quando mi è andato negli Stati Uniti dopo le disastrose campagne in Chad nella fine degli anni 80, lui viveva a Langley in Virginia. Non devo ricordare a te cosa c'è lì a Langley in Virginia, no? la sede della, e diventò cittadino americano. Quindi gli americani parlano con Haftar
come un connazionale di fatto, anche se la sua politica, che non ha mai rotto con gli Stati Uniti, cioè a differenza, non so, del Niger che ha cacciato i militari americani, la Libia di Haftar mantiene ottimi rapporti con gli Stati Uniti, ma è schierata strategicamente con la Russia e questo ovviamente in un contesto mediterraneo sempre più esplosivo, anche a causa della contrapposizione legata alla guerra in Ucraina, diventa un elemento ulteriore critico. Molto bene, o molto male, a seconda dei punti di vista. Abbiamo visto anche, tra l'altro, Senegal recentemente cambiare orientamento politico, ha vinto un oppositore, della Francia coloniale, democraticamente, stavolta non con colpo di Stato. E tra l'altro, hai citato gli Stati Uniti e i loro interessi, sono stati invitati anche loro a uscire. Dal Niger, se non sbaglio, dove Sì, avevano dal Niger. tenuto una base, grazie anche Due basi. all'intervento, due basi, grazie all'intervento allora della Madeleine, no, scusami, era la Nuland, che forse era andata, come inviata, se ben mi ricordo. No, c'era stato una sottosegretaria per gli affari africani che era Ah, andata là per ok. negoziare, però ci fu una crisi diplomatica, nel senso che si portò dietro il comandante di Africom, che è un generale. L'Africom, L'Africa sì. L'Africom, Command è il comando americano, gli americani hanno comandi per le operazioni in tutto il mondo. però, non ha il comando in Africa, se non sbaglio, la No, sede è fuori. l'Africa è a Stoccarda, perché da Esatto. quando è stato costituito questo comando, ormai sono 10 anni, credo, vado a memoria, forse mi sbaglio, ma una decina d'anni, Sì, una decina d'anni. nessun paese africano si è reso disponibile ad ospitare la sede del comando americano per le operazioni in Africa, proprio perché questo avrebbe potuto portare delle ripercussioni sia in termini di rischio terrorismo, ovviamente un comando americano in un paese a rischio terrorismo jihadista diventa un bersaglio, ma perché c'è anche un rischio politico? Nessun paese africano voleva esporsi anche presso la propria opinione pubblica ospitando il comando delle forze americane in Africa, che oggi è rimasto in Germania, infatti. Però a questa visita per negoziare si presentò, così dicono i nigerini, la giunta nigerina, si presentò oltre al sottosegretario anche il generale in uniforme, in mimetica, e questo venne considerato un affronto. Primo, perché non era prevista la sua Non era presenza, così dicono invitato. i nigerini, ma devono essere colloqui di tipo politico. Poi il fatto che si presenti un generale in mimetica a casa loro non è stato digerito. Questo ha esacerbato un po' del resto, chi conosce l'Africa come il mondo arabo dovrebbe sapere, ed è questo un po' un errore che io ho visto fare gli americani più volte anche nei conflitti del passato, quelli che ho seguito io sul campo, in Somalia, in Iraq, in Afghanistan. Cioè, bisogna tenere conto che la forma è sostanza in questi paesi, e cioè che l'invito a una delegazione, la delegazione viene approvata con quelle persone, aggiungerne un'altra, magari senza dirlo, magari col grado di generale e con che si presenta in mimetica, non va bene. Va bene se fai una visita a un comando militare, a un contingente militare. Insomma, ci sono degli aspetti che sono spesso considerati formali da noi, ma che laggiù invece mantengono un loro significato importante, di sostanza, non solo di forma. Resta però da dire che il Niger ha cacciato i francesi, ha cacciato gli americani, che finiranno di ritirarsi entro settembre, dalle due basi, una a Niamey e l'altra ad Agadez, un grande aeroporto ristrutturato con un investimento di oltre 100 milioni di dollari per metterci i droni da impiegare per le operazioni antiterrorismo, e che potrebbero diventare basi russe in futuro, probabilmente, non è dato saperlo. Ma il Niger non ha cacciato gli italiani, con i quali anzi intende mantenere e rafforzare i rapporti di cooperazione militare. I nostri militari laggiù fanno soprattutto addestramento delle Dunque, forze. erano impegnati nella missione, congiunta, cos'era, Barkhane? Allora, no, Barkhane era Era una missione francese. francese che poi si è conclusa un po' di tempo fa, che arrivò a comprendere 5.000 uomini francesi più 500-600 di paesi europei, e che vedeva il contingente italiano assegnato a Barkhane schierato in Mali.
Mali, ok. Ma nel momento in cui avevano appena finito di schierarsi gli italiani, ci fu il colpo di Stato in Mali e il Mali disse: io voglio togliermi dai piedi sia la missione dell'ONU sia i francesi. Siccome noi italiani e gli altri paesi europei che erano presenti in Mali erano presenti a ruota dei francesi, all'interno dell'operazione Barkhane, che è un'operazione a guida francese ed è francese, allora siamo dovuti andare lì anche noi. Mentre invece il Niger, avendo un accordo, una presenza che è legata a un accordo bilaterale Bilaterale. Italia-Niger, e non essendo l'Italia un paese considerato né ostile né neocoloniale, noi abbiamo un margine con tanti paradossi, no? Che oggi nella base, la base italiana è a due passi da dove si Dalla trovano base i militari russa, russi, tra l'altro. e questo è curioso. All'aeroporto di Niamey ci sono Sì, tutte le però basi. avevo letto forse in un vostro articolo in cui stranamente gli italiani sono molto tranquilli, mentre sono molto nervosi i russi. E cioè, scusami, gli americani. Beh, sì, gli americani. I russi si sentono, gli americani sono, in questo momento stanno riempendo di armi e munizioni l'Ucraina e di consiglieri militari, no, non scherziamo, le armi sofisticate che usano gli ucraini non vengono gestite da personale occidentale, poiché abbia l'uniforme o che se la sia tolta ieri mattina per rimettersela domani o che siano contractor tech, insomma, però. Stiamo con i paesi che stanno aiutando gli ucraini ad ammazzare i russi, se ovviamente si trovano a dover convivere con i russi nella stessa base o a pochi metri di distanza, un po' di nervosismo credo sia Esatto. comprensibile, no? Poi comunque le vicende geopolitiche di questi anni hanno creato tante situazioni paradossali, no? Noi parlavamo prima, noi combattiamo i jihadisti a casa nostra, ma li incoraggiamo a Altrove. scatenare il caos e la devastazione in un paese che consideriamo non amico come la Siria. E credo che in questo momento ci siano molti in Occidente, in alcuni paesi soprattutto interessati a dare una mano all'ISIS-K, se il bersaglio dell'ISIS-K sono i territori caucasici russi, che in questo momento vivono una nuova ondata di terrorismo, no? Quindi diciamo, le ambiguità, i paradossi si sprecano in questi contesti. Però il fatto che l'Italia mantenga la sua credibilità e i nigerini per primi vogliono che restiamo, beh, dimostra che un altro Occidente è possibile, no? Che esiste una capacità di alcune nazioni, e l'Italia è tra queste, di presentarsi in un'ottica diversa in Africa, quindi con delle capacità, Sì, delle potenzialità diverse. abbiamo anche una eredità di collaborazione passata che Certo. comunque è rimasta, ecco, perché Sì. ricordiamolo che Vero. storicamente negli anni 60, 70, 80 l'Italia ha sempre avuto un ruolo di paciere, di costruttore di infrastrutture importanti nel continente africano. Ti posso dire che il Mohamed Bazoum nel 2014 mi disse: alla fine degli anni 80, voi italiani con la cooperazione e sviluppo avete fatto dei Esatto. progetti agricoli eccezionali qua in Niger, poi siete scomparsi. Perché durante la Prima Repubblica avevamo persone che sulla politica estera dei leader, penso a Craxi, penso al Esatto. ministro degli esteri De Michelis, che diedero all'Italia un allure, un prestigio proprio in questi paesi che poi è stato perduto per distrazione, insipienza Sì. o per scarsa Noi attenzione o per sudditanza anche nei confronti di altre potenze occidentali. Ahimè, noi siamo di quella generazione che si ricorda amaramente, purtroppo, che avevamo dei politici di valore nel No, nostro parla per te, paese. io non ho un capello bianco, sono giovanissimo, quindi. No, hai ragione, hai perfettamente ragione. Più che altro, al di là del giudizio politico, che a me in realtà interessa poco, vedo i risultati, no? Vedo che Certo. quelle nazioni noi siamo ancora ricordati per quello che facemmo in quel periodo. Ed era un periodo in cui avevamo anche la capacità politica, che poi è stata pagata brutalmente, di dire no.
qualche volta ai nostri alleati. Penso al caso di Sigonella, penso al caso di Sigonella, no? Ricorderai bene. Ce ne sono stati diversi. Quello è stato il più eclatante, il più clamoroso, perché arrivammo a confrontarci addirittura militarmente. Sì, esatto. Sì. Però eravamo capaci di essere amici di Israele, ma di accogliere Arafat a Roma come un capo di Stato. Avevamo una capacità di dialogare, eravamo saldamente nella NATO. Se pensiamo solo alle infrastrutture che abbiamo costruito nell'Arabia Saudita, oleodotti, certo, e centrali termoelettriche. Voglio dire, paradossalmente eravamo saldamente nella NATO con basi militari americane e un accordo con gli americani del 54 ancora in parte segreto, ma questo non impediva a Danieli di andare a inaugurare la fabbrica di auto a Togliattigrad al fianco di Leonid Brezhnev, no? La fabbrica Fiat in Polonia, tra l'altro quella storica che costruì in parte anche mio zio, che era un quadro alla Fiat, chiude credo tra poco, perché Stellantis la dismette, quella storica che era stata costruita ai tempi ed era nel patto di Varsavia, Polonia allora. Appunto, certo, assolutamente. A Belgrado costruì la Zastava, costruiva la 124, la Campagnola nostra, oltretutto, esatto, sia la Matta che c'era, no, non la Matta, la Campagnola 56 che c'era prima, e poi ha fatto anche la R76 che è stata fatta dopo. Diciamo che era un'Italia che riusciva a dialogare con tutti, a fare affari con tutti, a rappresentare un elemento di un punto di riferimento per tante nazioni, soprattutto quelle allora c'erano i non allineati, no? L'India guidava il fronte dei non allineati, che non stavano né col blocco occidentale né col blocco orientale sovietico. Altro paese per cui la forma è sostanza, e molto spesso i nostri diplomatici se ne scordano del tutto. E tra l'altro noi abbiamo parlato degli impegni italiani, adesso abbiamo la Turchia, l'abbiamo già vista in Libia, ne abbiamo parlato, però è anche presente sia in Etiopia che in Somalia. La Turchia gioca a tutto campo il neo-ottomanesimo di Erdogan, che spesso viene interpretato qua come una forma di imperiale adottata da un dittatore. Io ricordo ancora quando uno dei momenti più tristi della nostra vita politica recente, quando Mario Draghi da premier disse: beh sì, Erdogan è un dittatore con cui dobbiamo fare i conti, e lui fece rispondere dai suoi che Erdogan vince le elezioni in Turchia dal 2002. Quante elezioni ha vinto Mario Draghi? Allora, ve lo dico, ricordo questo aneddoto perché è stato uno dei momenti, poi quando poi ho dovuto andare ad Ankara a stringergli la mano e a dirgli: ma dovreste fermare i flussi migratori illegali che arrivano in Calabria. Erdogan gli ha riso in faccia, gli ha detto: no, ma sai, è colpa dei greci, loro i migranti che partono dalla Turchia li respingono, quindi questi prendono barche più grandi e vengono in Italia. Noi abbiamo qui una concezione della Turchia, del corso della politica turca, che è un po', voglio dire, inficiata da un semplicismo e da una questa forma di settaria in cui noi dividiamo buoni e cattivi: quelli che assomigliano a noi sono buoni, quelli che non assomigliano a noi sono cattivi. In realtà il neo-ottomanesimo turco ha permesso a Erdogan, che finora ha vinto le elezioni, qualcuno le ha anche perse nelle amministrative, hanno permesso alla Turchia di tornare a giocare da protagonista in tutto quello che è stato un tempo il suo grande impero. Ma questo perché? Perché è riuscita a entrare in queste aree non più da potenza imperiale, ma da grande partner in grado di offrire sviluppo, aiuti, interventi tecnici e militari, sviluppo industriale. Cioè, la Turchia è riuscita a penetrare in queste aree del suo vecchio impero e anche in altre che non erano suo impero, perché Somalia ed Etiopia erano impero italiano, esatto. Per grazie a una politica tanto a una classe dirigente di primo ordine, perché i ministri turchi sono dei fuori classe. Il ministro degli esteri, io ricordo Cavusoglu,
che è stato Cavusoglu, era una, lui e Lavrov credo che siano state le persone che negli anni scorsi hanno marcato la differenza rispetto a tanti altri paesi come qualità. Adesso lasciamo perdere che la loro politica possa piacere o meno, ma come questo, qualità quello è secondario, bisogna guardare ai risultati che ottengono. E oggi al posto di Cavusoglu c'è l'ex capo dei servizi segreti che è altrettanto bravo. Quindi la Turchia penetra in Africa al posto dei francesi o degli italiani in Somalia, o perché nel caso dell'Italia noi ci siamo disinteressati a quei territori. Adesso cerchiamo di tornare a occuparcene anche in Eritrea, perché abbiamo finalmente varato un piano che chiamiamo Pane Mattei, vedremo come si concretizzerà, ma che comunque dice che l'Italia torna a volersi interessare seriamente in maniera globale di Africa. Ma in questi anni la Somalia, ad esempio, noi l'abbiamo abbandonata. Io ho partecipato da reporter al conflitto negli primi anni 90, l'ho seguito sul campo, dopodiché noi ci siamo ritirati da là, non abbiamo avuto, sì, c'è questa presenza di istruttori dentro una missione UE, ma l'Italia non ha più avuto un ruolo chiave. La Turchia ha costruito l'aeroporto, il porto di Mogadiscio, l'illuminazione pubblica di Mogadiscio fatta con pannelli solari, e ovviamente ha costruito anche una base militare in cui i suoi soldati addestrano le truppe somale. Quindi è un'operazione in cui la Turchia ha portato investimenti, sviluppo, lavoro e ha messo piede. E ha anche buoni rapporti con le milizie che all'occasione fanno il lavoro sporco, e quindi copre tutto il quadro. Diciamo che la Turchia sta giocando un ruolo da grande potenza, pur avendo un PIL inferiore a quello dell'Italia, molto inferiore a quello dell'Italia, sta giocando un ruolo di potenza regionale e di grande potenza in alcune aree. Perché? Perché ha la spregiudicatezza, ha le idee chiare, ha una politica che intende perseguire ed è molto ben definita, ma soprattutto riesce a portarsi, a crearsi degli amici, perché in questi paesi porta aiuti, tecnologia, sviluppo, cioè non è una politica oppressiva. Io ricordo e concludo, Bazoum nel 2014 in Niger mi diceva, vede Gaiani, è la prima volta quest'anno che siamo riusciti a costringere i francesi a pagarci un qualcosina per l'uranio che ci portano via da 30 anni. E che dal 2013 dominare... Esatto, dice, sono riusciti a fare, prima non pagavano niente, e lui mi diceva, vede, questo all'uranio a loro serve per illuminare la Francia, mentre in Niger solo il 5% della popolazione ha accesso all'energia elettrica. Allora, questi paesi che invece stanno scalzando gli occidentali, e sono la Cina, la Russia, la Turchia, hanno un approccio molto diverso, portano uno sviluppo diverso, o almeno in questo momento più credibile, che i paesi africani riescono, e lo fanno senza pretendere di condizionare le scelte politiche e sociali, come facciamo noi occidentali attraverso il Fondo Monetario Internazionale, ad esempio, attraverso l'Unione Europea, che diciamo, sì, ti presto questi soldi, però voglio queste riforme che magari ti fanno morire di fame un terzo della popolazione, e che non sono accettabili, o che impongono anche degli obblighi di tipo culturale che magari in quelle aree non vengono considerati. E pensa che certa stampa chiama l'approccio di collaborazione di questi paesi che entrano al posto nostro imperialismo. A me sembra purtroppo l'opposto invece. Io non sto a giudicare, dico solo che se è imperialismo, mi chiedo perché tutti questi paesi perché si stanno moltiplicando i paesi che cacciano gli occidentali e chiamano turchi, russi e cinesi. Cioè, se è imperialismo, e stanno cominciando ad entrare anche gli indiani, anche l'India sta cominciando ad avere una politica verso l'Africa di questo tipo. Allora, se i paesi africani guardano, per semplificare, ai BRICS e non al G7, sarà anche imperialismo, però non ho mai visto un imperialismo così ben accolto e richiesto da tanti paesi. Generalmente, esatto, gli imperialismi vengono subiti dalle nazioni di base. No. Quindi c'è una miopia, come dicevo prima, nel guardare il mondo: quello che assomiglia a noi è buono, quello che non assomiglia a noi è cattivo, e ci porta lontano dalla realtà, al di là delle valutazioni politiche. Verissimo. E tra l'altro, per concludere, ricordo che non è solo una questione di colpi di Stato o altro. La Guinea recentemente si è recata in Russia per trattare una collaborazione economica e anche militare, presumo, molto più
col, di scambio maggiore, quindi di in aumento. La Mauritania ha chiesto un accordo con la Cina, e così molti altri paesi, credo anche il Congo stesso, si stiano avvicinando moltissimo con tutte le loro risorse, con tutto il loro carico di ricchezze, in cambio di miglior trattamento economico e soprattutto collaborazione per la creazione di infrastrutture che creino sviluppo e le premesse dello sviluppo. Quindi a loro serve energia, perché uno dei drammi dell'Africa è che arriva la tecnologia ma manca l'energia per sostenerla. Poi, beh, guarda, tu prima parlavi del Senegal, che pur con un cambio di governo sta mantenendo un rapporto buono con l'Occidente, ma sta aprendo anche ad altre nazioni. Addirittura Macron da alcune nazioni sta ritirando le truppe presenti, perché per non condizionare troppo i governi amici, i pochi governi amici che gli sono rimasti, perché la presenza francese viene vista come un militare, viene vista come un elemento non gradito dalla popolazione, quindi potrebbe far determinare un calo di consensi anche ai pochi governanti filo francesi che ancora sì, sai, la presenza delle basi militari straniere può essere indice di sottomissione anche, quindi. Però faccio l'esempio del Mali, dove ad esempio russi, cinesi e turchi costruiranno delle centrali solari che produrranno energia dal sole, questo consentirà, là ci sono ampi spazi non coltivabili però, e questo porterà a sviluppo. I russi costruiranno una fabbrica che servirà a, il Mali è un grande esportatore di oro, ma lo esporta grezzo, quindi a un prezzo molto basso. Questo stabilimento permetterà di raffinare l'oro e di esportarlo già a un livello di raffinazione maggiore, e quindi con un guadagno maggiore, con un valore aggiunto, certo. Quello che tutte cose che un tempo avremmo potuto fare noi, o avremmo fatto noi, molto noi occidentali, noi italiani, noi europei, in un'ottica di cooperazione con nazioni che è nel nostro interesse mantenere stabili, perché i problemi dell'immigrazione illegale, i problemi del terrorismo, i problemi energetici che per noi possono derivare o derivano già da quella regione sono assolutamente di primaria importanza, soprattutto per i paesi mediterranei come l'Italia. Esattamente, no? Benissimo. Gianandrea, abbiamo fatto una puntata credo molto interessante, anche perché appunto, grazie, come abbiamo detto, è molto poco trattato questo argomento sulla stampa, mentre invece l'Africa è un terreno di tra virgolette scontro, perché è un punto del mondo in cui ci sono molte risorse, c'è molto potenziale di sviluppo per le popolazioni, e questo le sta portando a guardare altrove, e se a noi vengono a mancare le risorse per colpa nostra, tra altre cose come hai ben sottolineato, sarà un problema per tutto il nostro futuro. Gianandrea, io ti ringrazio, ricordo che sei direttore della bellissima rivista Analisi Difesa, che spesso mi trovo a citare nei video. Grazie. E ti aspetto poi per un altro approfondimento. Con grande piacere. Arrivederci a tutti.